Hello Shark, benvenuti in questo nuovo gioco! Questo gioco qui. Lo so, sono passati 4 mesi dall'ultima live, ma ho avuto qualche problemino, quella che non vi so spiegare. Mi dispiace di aver scritto che avevo la febbre, poi ho scoppiato il Covid, però io ho davvero avuto una febbre assurda. E niente, Man Eater. Perché Man Eater? Perché lo aspettavo un casino. Ed è una merda, mi sa, perché Evriai le ha dato 4. Perché io da piccolo, piccolo, di quanti anni avevo? 14, era 2006-2007. Ho preso questo, che è il gioco più bello del mondo. E quindi questo per me è una Madonna. Quindi ho deciso che lo voglio streamare. E volevo consigliarvi questa live qua. Vediamo se riesco ancora a capire come si usa Streamlabs, perché non mi ricordo più. Eccolo qua, aspetta, magari mi tolgo. Facecam, ok. Dove spiego un pochettino cosa è successo nell'ultimo periodo sul canale di Day Nameless. Quattro chiacchiere con Zaman Direct, li saluto. E faccio pubblicità, seguite loro, che parlano di musica, fanno reaction varie, parlano un po' di tante cose. E vi consiglio anche perché sono dei bravi musicisti. A proposito di musicisti, io mi sto organizzando per portare i DJ set in live. E principalmente in realtà vorrei fare quello. Oltre a riprendere Naruto che ho lasciato in sospeso, finire Man Eater e Dead by Daylight. Che nel frattempo io sono molto contento di aver interrotto le live perché mi sono molto informato sul gioco. Perché sui perk e tutto, comunque è un casino. Non ero molto soddisfatto. Adesso sono rank 5, oscillo tra rank 5 e rank 1 di sopravvissuto. Quindi ho azzerato il più possibile il killer. Quindi da 20 partiremo a fare poi una scalata. Il problema è che adesso non ho il plus, quindi non posso giocare. Che succede? Dice connection lost? Ok, no, non funziona il remote di Streamlabs. E quando farò il plus, rigiocherò a Dead by Daylight. Ma oggi passiamo a lui, Man Eater. Che tra l'altro ho anche lo sfondo, perché dovete capire che io ho uno fetish per gli squali. Zame è uno storpiatore di Same, che è squalo in giapponese. E quindi partiamo. Io spero che il volume sia abbastanza buono. Mi sembrava abbastanza sparato alto in cuffia. Scusate, è la prima live dopo tantissimo tempo. Ho bisogno un attimo di ricordarmi come si fa tutto. E un'altra cosa, troppo alto. Magari lo abbasso un pochettino. Scrivetemi in chat magari se va bene l'audio del gioco. Ma che è sto logo Georgia? Sembra quei film. Uè, ciao Philly, tutto bene? Ho avuto una bella febbre pre-Covid. Sì, comunque se avevo smesso, ho preferito un attimo un pochettino organizzarmi le idee su cosa fare. Niente, adesso sono tornato carico. E come dicevo, non so ancora a che ora farò le live, però non voglio andare a sovrappormi agli orari del Cerbero che voglio seguire. L'audio si sente bene, spero di sì. E tornerò anche con Dead by Daylight, come ho detto prima, che nel frattempo mi sono allenato molto. Più da sopravvissuto che da killer. Però vorrei portare delle live di gruppo che almeno sono un po' più divertenti, almeno non sono solo io. Comunque vai, proviamo sto Man Eater e vediamo quanto è trash. Intanto ho scaricato il DLC dello squalo tigre. Ah, cioè, aspetta. Guardate la copertina. Cioè, questo è PowerPoint. Fa cagare. Fa cagare. Farà sicuramente cagare. Però non importa, io gli ho dato fiducia. E vediamo se riuscirò a intrattenere con un gioco del genere. E sti caricamenti. Lunghetti caricamenti. Meanwhile, aboard the Cajun Queen. Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Mamma mia, che They trash. hunt the sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this you'd be following down, man. Sì, io lo aspettavo un casino, sinceramente.
Tanto stanno parlando tutti malissimo. Avery le ha dato 4. Però io sono un botto curioso. Cioè, mi sono abbastanza trash, divertente. Non ho messo i sottotitoli. Ci sono i sottotitoli? Penso di sì. Dialoghi? No. Gameplay, forse. Eccoli, off. Ok. Ucciderei tutti se potessi. Ma merdaccia, ma cosa vuoi? Comunque è orribile, cioè questa grafica così mi fa troppo ridere. Serie Z dei giochi. Ok, ok, vediamo. Sai come va, figli? Hai continuato Dead by Daylight? Ah, siamo uno scolo leuca. Io pensavo uno scolo bianco. Sì. Allora, hanno sta criticato i comandi. La telecamera mi farà molto impazzire. Wow. R2 per mordere. Guarda, posso tenere la bocca aperta. No, vabbè, dai. 10 su 10, solo per questo. Va bene. Ok. Chi divoriamo? Ah, ma problemi tuoi di connessione o del gioco? Perché ultimamente con qualche update su PS4 è migliorato molto, che prima era terribile, adesso è abbastanza stabile. Spadefish dell'Atlantico, devo mangiarlo? Ah no. Ah, sono laggiù, ma perché mi indica le robe lontanissime? Ah, ti ha un po' stufato, vabbè, ci sta, normale allontanarsi. Ah, posso tenerli in bocca, mamma mia. Wow. Ma c'è la... Ma povera tartaruga! Ma poi la posso tenere così, ma scusa. Va bene, ok. Cos'è? Corifera? Ma non si chiama mai mai questo pesce. Guarda che bello. Lampuga, mi pare si chiami anche. Va bene. Ok. Allora, il feeling per adesso è insomma molto un indie. Bella croccante, sì. Pesce pappagallo. Ma posso muovermi più veloce? Ok, L2 per L1. Ok, prendiamo questa corifena. Ma come li miro? Madonna. Allora, il gioco è fatto tipo GDR. Quindi bisogna salire di livello. Che la caccia abbia inizio, dai. Questo era il tutorial, insomma. Però io voglio andare più veloce. Con L2, forse. Mamma mia, questi comandi mi faranno impazzire. Una cernia! Bah. Ma. Anche un po' laggoso. Mamma mia. Ovvio, non mi aspettavo un giocone, però. Lo vedo abbastanza laggoso. Dove dobbiamo andare? Ok, dobbiamo andare a pelo dell'acqua. Posso saltare così, ok. A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. Ah, con quadrato mi immergo, ok, perfetto. Con X su. Ok. E vado troppo lento. Ah, con L2, ok, perfetto, con L2 si va. Prendiamo una moto d'acqua.
molto arcade come gioco. Purtroppo mi sa di sì. Purtroppo mi sa di sì. Ma l'ho letto che è abbastanza ripetitivo comunque, però l'ho detto all'inizio della live. Io nel 2006-2007 avevo preso questo, lo squalo, che in realtà è il gioco, questo Man Eater è il suo sequel spirituale. E questo qui, per assurdo, è fatto molto meglio. Ed è strano. Cioè, è un gioco PS2, tra l'altro, cazzo. Infatti speravo molto che facessero lo stesso gioco next gen, però a quanto pare hanno fatto... Boh, vediamo. Vediamo quanto... Se non funziona in live, ovvio, me lo gioco per i cazzi miei, però per adesso lo voglio provare in live. Ok, compiamo questi salti, ok, wow. Mamma mia. Mangiamo questo. Wow. Ok. Mamma mia. Che roba. The big fish plunges to the ocean below. The bull's speed is astounding for a large marine predator. Sì, è un destroy all human. No, no. Tranquillo. Grazie per essere passato. Ok, balza le due verso la superficie. Wow. Aspetta, voglio centrare questi. Lo skiff. Cioè, ho appena fatto una capriola in aria. Aspetta, devo riprovare a farla. Come si fa? Mica i comandi fanno schifo. No, voglio fare la capriola. Eccola! Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Ma che cazzo, ridatemi uno scam questo, 40 euro buttati. Che trash. No, 40 euro buttati no, dai. Sono contento di aver finanziato questo fantastico progetto. Fosse stato un Kickstarter l'avrei finanziato a occhi chiusi. Comunque voglio andare avanti. Ok, tieni premuto su un oggetto. Un oggetto, quindi anche un pesce. Proviamo. Ma l'ho preso? No, non si capisce quando li prendo. Mamma mia, quanto è fatto male. Ok, prendiamo il pesce pappagallo. L1, colpo di coda. Ah, così proprio. Bello. Dobbiamo farlo 3 volte. Ma scusa, ma queste persone che nuotano sott'acqua, nuotano così? Ah, non sono sott'acqua. Ah, ok. Bello, molto bello. Ma poi perché sono tutti grassi? Per mangiare. Wow, pure un trofeo. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, uccidi i bagnanti, ok. Beh, GG easy qua proprio. Posso anche ammazzarli lanciandoli uno contro l'altro. Vediamo. Ah, è vero, andiamo fuori dall'acqua. Questo è carino. Andiamo, prendiamo quello. Ha! No! Che fail! Che fail assurdo. Dai, prendiamo. No, quello è troppo lontano. Uno vicino. Dai, quello lì. Ah, che scemo, non ho saltato. Ok, rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo. Torniamo in acqua, che se no si muore. Credo, poi non lo so. Ok. Bam. È fatto bene il modello dello squalo, sinceramente. Vai, tutti in acqua. Mamma mia.
Lago di sangue. Poi davvero sono tutti grassissimi. Tutti ciccioni. Grasso. Ok. Lo famo. Ok. Arrivano i cacciatori. Vedi perché mi mira. Ok, combattimento con le barche. Premi le due mentre insieme per un'ulteriore spinta. Ok, era uno per schivare. Come schivare? C'è il dash. Ah. Fighissimo. Sono mozzatore di merda, vieni qua. Oh. Ah, devo schivare. Ma no. Ah, basta così? È così facile, davvero? Succate. Madonna, che bordo, non si capisce una sega. Ah, c'è il cacciatore ancora qua, vivo. Il dash. Mamma mia. Non si capisce una sega. Cioè, bellissima. Questa cosa è bellissima. È bellissima. Mamma mia, guarda. Come salta. Azz. Bam. Dai, ora facciamoli fuori tutti. Ma poi non possono spararmi sott'acqua. Cioè, solo i suoi mozzatori, penso. Posto. Arriva un'altra barca. Ah, quindi è l'ultima, ok. No, devo schivare. Merda. Bastardi, mi mirano tutti. Ok. A posto. La mappa mi sembra molto molto povera comunque. Cioè, alla fine è una. Cioè, ambientato sott'acqua, per carità, non è che deve essere così. Però boh. Spero non sia tutta così la mappa. Forse si vede la mappa da qua. Non dallo start, magari. Ah, da qua. È la Madonna! È The Witcher 3. Ok. Ma posso schivare in aria, fighissimo. No. Non voglio rifare tutto. Vai. Signorina, però. Dai, fatti mangiare, basta. Che cazzo sta succedendo? È vero, è uguale ad Angry Shark. Sì, praticamente Angry Shark. Ah, lui è il cattivo. No. Ma come? Ma c'era il Quick Time Event, non l'ho visto. Ah no, è fatto apposta, ok. Over the catch of the day. Comunque sì, giallo, un gioco sta trash. Yeah, this my daddy's on, all right. But this ain't D-Shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Quindi sto megalodonte. Ma cuccio! No! Ma poi l'ha sventrata così, poverino lo squalo. Ah! No! Ah, ok. Beh, gli sta bene. Tra l'altro c'era anche un meme così. Sì, vabbè.
Di più? Che cazzo? Ok. Mazza che trash. Troppo trash. Ma che è sta sigla? Sì, ha il suo fascino. Evriel ha dato 4. Ma cos'è sta sigla? Ma manco Smallville. Ok. Bello, molto carino. Ma infatti c'è la mano, l'ha staccato, non l'intero braccio. Ah, possiamo anche mangiarla. Ah, quindi il cucciolo la prima cosa che mangia è... Ah, ok, noi siamo il cucciolo. L'avevo letta, è vero sta cosa, non ci avevo pensato. Ok. Cosa devo fare? Jambalaya. Visita la grotta del Bayou di Fatwick. Vabbè, vaffanculo. Mamma mia, che comandi. Che comandi del cazzo. Posso aprire anche la bocca con lui? Vediamo se si apre la bocca. Sì, guarda che bella. Ah, ah, ah. Bellissimo. Cioè, bellissimo, relativamente. E quindi mo da piccoli ci fanno tutto il culo. Ok, andiamo a mangiare. Ok, sono livello 1, quindi la tartaruga la posso mangiare. Tartarughina, piccolina. Mamma mia. Cucciolo livello 1, siamo a livello 1. Ok. Ok. Io ho guardato relativamente poco per non spoilerarmi nulla, anche se... Oddio, non c'è niente da spoilerarsi alla fine. Primo impatto darei anche te graficamente Life in Strange. Vero, sembra Life in Strange, lo stesso motore grafico. Ma... Sai cosa? Alla fine... Sì, anch'io gli darei un voto basso, obiettivamente, però... A parte, vabbè, io sono fissato con gli squali, quindi per me è da 8 come minimo. Però no, da 8 no. Però... secondo me se la gioca molto sul fattore divertimento. A meno che non sia estremamente ripetitivo, che sia un continuo mangia, 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 vai dal boss, e quindi livella. Se invece è divertente, perché poi ti diverte così, cioè, secondo me è molto personale alla fine. Come tutta la roba trash alla fine. Cioè, una roba trash questo. Cioè, non mi si può dire niente. Comunque è vero, Life is Strange, non ci avevo pensato. E dove devo andare? Devo andare... Aspetta, vediamo la mappa, che devo capire dove devo andare. Ok, devo andare qui. Ok, andiamo nella grotta. Ah, devo tracciarla, ok, perfetto. Ah, era già tracciata, perfetto. Ma dove lo vedo il segnalino? Ah, qua era il segnalino, che coglione. Mangiamo una cernia. Magari mi fa fare punti. Anche la grafica comunque, cioè, me l'aspettavo leggermente migliore. Che cazzo è quella roba là sopra? Molto povera. Molto. Proviamo a prendere quella roba lì su. Se ci arrivo. No. Che cazzo, mi sa che muoio. Soffocamento. Magari deve salire. Ok, ma tanto secondo me è la trama. Vediamo adesso com'è. Combattimento della fauna selvatica. R1 per schivare, giustamente. Ok, sì. Ah, con R3 si mira. Facciamo fuori sto luccio. Sì, ma che mira di merda. Fossetti ha fatto bene a darli 4. Madonna mia, ma che è? Ah, così. Ok, interessante. Però non sono salito un cazzo di livello. Senti, in drama. Addirittura.
basato su uno squalo. Ah, io lo giocherei comunque. Sto giocando a sta roba qui, figurati. Tanto sulla stessa linea di gioco non vedo l'ora di giocare Destroy All Human, il remake. Quello secondo me sarà carino. Graficamente sarà come questo. Ma non salgo un cazzo di livello, tanto vale andare alla grotta, dai. Dai, andiamo a sta grotta. Che poi non capisco dove devo andare. Come faccio ad andare più veloce? Solo sulla... Ok, qua va più veloce. Perfetto! Vediamo sta grotta. Che mi dimentico sempre come si... Come ci si... però che cazzo. Ok. Ah, è qua la... Ehi! Ma come vado giù? Ok, così. Wow! Bello! Molto wavy! Ah, nuova evoluzione corpo tigrato! Ok, il DLC del Day One. Wow, ma questo è carino! Se ci sono tante abitazioni così ci sta! Ok, vediamo... Ok, levo... Ma che carino! Ma sei carinissimo! Un metro! Sì, da piccolo già un metro, ma non è... Quando mai? Proviamo... Ma cos'è sta roba intanto? Credo di infamia. Ah, ma è tipo... Ma che so ste robe? Ok. Devo far fuori questi. Cioè è tipo la blacklist di Most Wanted, di Need for Speed. Oh, interessante, va bene. Equipaggiamo, allora. Cosa posso equipaggiare? Il sonar avanzato. Più 50 di ragionamento. Ok. Ok, adattamento. Va bene. Ma dov'è? Corpo. Eccolo qua. Lo squalo tigre. Ma dove cazzo l'hanno visto lo squalo tigre? Cazzo, sembra caduto in un... Dentro la vernice. Ma è bruttissimo, non mi piace. Vabbè, lo lascio. Ah, si dà più punti. C'ha un po' di roba passiva. Vero? Sarà così la trama. Cioè, devi scalare questa classifica. Sarà molto ripetitivo. Ma... Quindi questo qua è il numero uno. Potevano farlo un pochettino. Il numero uno penso sia il... Quello di prima. Quello che ci ha sventrati. Mi dissocio da qualsiasi tipo di sventramento o cose del genere. Pinne. Ok, si possono cambiare le fauci, la testa, le pinne e il corpo. Quindi ci saranno tanti corpi diversi, immagino. E uno me l'hanno spoilerato. Adesso lo spoilerò a tutti. Ovvero questo. Che è tipo tutto osseo. E... Qui se ne vede un altro, tra l'altro. Tutto elettrico. Non si vedrà un cazzo. Ok, è messo a fuoco. Quindi, boh, vediamo quante evoluzioni ci saranno. Magari quello sarà interessante scoprire le evoluzioni. Non è così brutto. Ok. Va bene. Dove devo andare? Ma, quindi questo è un hub? Non ho capito se è un hub dove posso accedere al menu. La mappa è grande, ma è anche troppo grande. Cazzo, sei solo sott'acqua. Spero sia così varia. Ah, comunque, una roba che non ho detto prima. Tutte le live saranno ricaricate nel banner sotto. C'è scritto vecchie live. Vi riporterà a un canale esterno di YouTube. Dove carico tutte le live lì. E ci sono anche quelle vecchie. Ok. Cos'era? Ho visto una roba. Ok, teniamo traccia della missione. Devo uccidere 10 pesce gatto. Madonna, ma se sono tutte così le missioni. Need for Speed Mr. Angry Shark Life is Strange. invece sai che io lo gioco solo perché c'è lo squalo alla fine. Perché per il resto è palesemente una... Un gioco da serie Z. Ok, devo andare laggiù. Andiamo a cercare sti... Attiviamo il sonar. Col cerchio. Ecco, un pesce gatto. Andiamo a mangiare il pesce gatto. Ma poi cos'è sta roba? Che posso fare solo la spinta fuori dall'acqua e... Grosso il pesce gatto.
Ammetto che ha il suo fascino, come gioco. Vediamo. Altri pesci gatto. Pesce gatto. Eccolo qua, un altro. La live va bene come volume. Perché non posso sentire adesso. Io là c'ho l'altro monitor. Se mi sta andando. Però se mi stai seguendo mi sa che funziona. Ok, funziona, perfetto. Oh no! Che cazzo, un alligatore. Oh, oh, oh. No, 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 no! No, 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 no! Scappiamo, scappiamo, scappiamo! Oh, che cazzo fa? Via, 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 via! No, ma mi insegue. Oh, aiuto, questo mi insegue. Cazzo! No, mi ha visto, come faccio? Ma gli alligatori non vanno così veloci, dai. Che cazzo di spavento. Ok, grazie per il feedback. Anzi, giallo, ti faccio mod. Non so come si fa. No, non so se si può fare. Vabbè, lo faccio poi dopo. Andiamo a cercare un altro pesce gatto. Dai, che cazzo era quello là? Livello 8, cioè mi faceva... Faceva il culo subito. Fai la mossa dell'opposto. Perché? Scappo e basta. L'opposto non fa quella alla fine. Fingiti morto. Infatti, cos'è sta cosa? When planning a cemetery, try to avoid high-risk coastal areas. Cos'era? A un punto di riferimento. Turista di... Vediamo cosa sono. No, ci sono i collezionabili. No. Way! Ciao, ragazzi. Come promesso, avete visto, sono in live. Con il gioco più trash del momento. Ok, dobbiamo andare laggiù. Però intanto devo cercare sti pesce gatto. Dove cazzo sono sti pesce gatto? Là forse c'è una cernia, tartaruga. Mando cazzo. Ah, qua c'è un altro c'è un forziere. Sarà un altro collezionabile, sicuro. Way là. Ok, le casse contengono una gran quantità di sostanze nutritive, tra cui il mutagene. Ah, ok, quindi questa roba serve per salire, per evolversi. Oh, grazie per l'host, grazie mille. Devo ancora capire in realtà cosa c'è la differenza tra host e ride. Non sono molto pratico, anche se seguo le live, non ho ancora capito in realtà. Ok, io direi di cercare sti pesci gatto, se no non si va avanti. Cosa sono quei puntini rossi? Spero non siano loro, spero non siano loro. Pesce gatto, eccoli. C'è una famiglia di pesci gatti qua. Dai che voglio salire di livello. Complimenti per la mira. Alligatore, no? No, 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 alligatore no. Ma è più... Eh sì, che cazzo faccio? Come faccio a mangiarli? Io vorrei provare a mangiare l'alligatore, ma secondo me mi ammazza. Non riesco manco a prenderlo, aiuto. Ah sì, cosa stai facendo? Ah, sei Edo, ciao Edo. Mamma mia, ok. Ne abbiamo fatti fuori. Come solo due ne abbiamo fatti fuori? Da no. Io ho paura dell'alligatore. Forse sei andato via l'alligatore. Hai l'istinto? No. Non lo so, sai. Cioè, lo sto cercando di capire. Sì, figurati che l'istinto, lo stealth. Guarda. Cioè, qui se mi avvicino, lui si avvicina, fine. Cioè, non c'è un... un indicatore. Guarda, qua c'è un altro. Ma come faccio? E io provo a nascondermi nell'erba. Sperando funzioni. Ok, prendiamo il pesce gatto questo. Questo. Ok.
Dai, l'ultimo. Ma che ultimo? In realtà ancora 5 ne mancano. Ah no, alligatore, 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 devo allontanarlo. Luccio nordamericano. Pesce gatto, ecco un altro. Ma in realtà io non vedo nessuna barra. Cioè quella è la cosa, c'è la vita, boh. Ulco, coccodrillo, alligatore, no, 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 no. Andiamo via, andiamo via. Andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Guarda come mi insegue. Non è vero mai nella vita proprio questa cosa. Dai che bastardo. Io scappo, salto. Dai che bastardo. Dai come mi insegue, che bastardo, aiuto. Ok. Ma ancora ce l'ho dietro, ma che cazzo. Devo provare a schivarlo. R1, ecco. Lo schiva meglio forse. Ma lasciami in pace. Lasciami in pace, bastardo. Che bastardo come mi insegue. Quello c'è. Mi insta kill. Cioè mi shotta al massimo. Shotta, vabbè. Mi killa. Oh. Da, io scappo, dai. No. Quanto mi ha tolto di vita? Un botto. Dai, ma lasciami in pace, basta. Ma non è normale sta cosa. Che cazzo è? È Avel di Dark Souls. Io vado fuori dall'acqua. Toh, suca. Prendimi adesso. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ah, oh, mi sono salvato. C'è il multi, ma ti pare su una roba del genere? Però, sì, tipo Fortnite ci starebbe. Allora, cerchiamo di recuperare la vita. Perché mancano solo 3 pesci gatto. E vorrei sbrigarmi questa missione, sinceramente. Allora, dove cazzo sono? Mangiamo la cernia. La cernia, vieni qua. Ah no, c'è un pesce gatto qua, perfetto. Ma poi sono enormi questi pesce gatto. Ma secondo me anche loro mi fanno il culo volendo. Ma come recupero la vita? Non la recupero. Ok, a posto. Tanto tra un poco salgo di livello. Ok, c'è un altro pesce gatto. No, luccio. Cernia. Io li mangio tutti, dai, non ho dubbio. Ok. Cernia, cernia, cernia. Dove cazzo è il... Dai, un pesce gatto. Me ne mancano solo i 3. Tartaruga. Io sto usando il sonar, ma non li vedo. Allora, io direi di uscire dall'acqua, così faccio un po' più veloce. Perché sennò qua ci sono troppo tempo. Come cazzo faccio ad arrivare là sopra? Per prendere quella roba lì. Boh, non sto capendo dove devo andare. Anche perché i pesce gatti sono vicino agli alligatori che mi fanno il culo. Cito costantemente Fortnite perché è la cosa del momento. Senti, è giusto citarlo. Dai, dove... Poi Battle Royale ci sarebbe con gli squali, sarebbe molto figo. O forse no, no, dice proprio di no. Ok, abbiamo preso un altro collezionabile. A livello 2 raggiunto? Siamo cresciuti? Non lo so se siamo cresciuti, non riesco a capirlo. Sto luce è forte, cazzo, è livello 5. Azz. Non so se... Aspetta, aspetta. Azz.
Ma no, gli ho fatto il culo. Si chiama davvero Jambalaya la... la baia, comunque. Ok. Ci ha dato un botto di punti. Dai, cerchiamo sti ultimi pesce gatto perché voglio andare avanti. Ok, dai, esci dall'acqua, esci dall'acqua, bravissimo. Sonar. Come si fa? Allora, andiamo laggiù. Ma Imperium 3 chi ci ha mai giocato? Ah, sta diventando notte, tra l'altro. C'è il ciclo giorno-notte? No, un altro alligatore no. Ne posso fare io. Sono qui, diventa proprio uno scappa-scappa tutto il tempo. Sono quelli i pesci gatto, sicuro, quelli con i pallini. Dai, eh. Non se ne ho mai visto. Alligatore, te pareva, c'è un altro là. Ecco qua, il pesce... No. Sì, vabbè, fatti notare un po' di più, eh. È vero. No, Reef. Come... Oh no, aiuto. Cazzo, però non ce la farò mai così, eh. Vabbè, io rimango qua. Che cazzo, eh. Non è che se... Cioè, non mi intimidisce un cazzo di alligatore. Senti, eh. Eh. Che cazzo. Guarda. Faccio così. Best game. 10 out of 10. No! Non devo rompergli il cazzo. Sto coccodrillo di merda. Dai. Ecco qua. Pesce gatto. Madò, livello 3. Ma mi sa che siamo cresciuti un pochettino, eh. Un pochettino sì. Ok, livello 3 raggiunto. Perfetto. Quello ancora che mi insegue. Che devo fare, mo? Allora, vediamo le missioni. Sono queste. Ma quelle principali? Ah, ok, devo raggiungere il livello 4 semplicemente. Quindi devo mangiare come un dannato. Ok. Molto divertente. Dopotutto, io cazzo me le cerco. Me ne cerco, devo ritornare in live dopo 4 mesi che non faccio live e prendo giustamente il gioco più bello del mondo. Sicuramente verrà straseguito. Madonna, quanto è bella l'emoticon di Rubino. Che bello, finalmente nella mia chat l'emoticon di Rubino. Sto emozionando. Quindi cioè devo mangiare così a caso. È un button smashing continuo. Va bene. Aiuto, ok. Dai, devo raggiungere il livello 4. Io direi di andare contro un altro luccio, visto che prima abbiamo fatto il culo. Eh? Ok, vediamo dov'è il luccio. Proviamo contro l'alligatore. Ma questo è un luccio di livello 1. Io voglio uno di livello 5. Vai, pussa via. Ecco l'alligatore. Io ci voglio provare. Ci voglio provare, dai. Andiamo, ha fatto il culo subito. Dai. Io non ti temo. Non ti temo, bastardo. No, ma dai, ma mi fa le codate. Aiuto, sono... Sto morendo. Adesso sì che ti temo. Ti temo, un botto. Aiuto, scappiamo. Ma vado lento. Forse poco poca vita. Aiuto. E lo sto facendo. Però devo recuperare un po' di vita. Non ci sono le pozioni, non è Dark Souls. Aiuto. Aiuto. Ma come salta? Dai, mi serve un altro pesciolino. Devo recuperare vita. Cernia, 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 cernia. C'è un pesce gatto proprio adesso. Ma come... In che movimenti fanno schifo la merda, bro. Ok, abbiamo recuperato. Ok. Vai. Vai. Vieni qua, alligatore di merda.
Dai. Son of a bitch. Vieni qua. Non ci sto capendo un cazzo. Ma poi, aspetta, giustamente io non lo miro. Sono coglione. Vai, vai. Un morsettino alla volta. Levi di qualità. Non sto fuggendo, giallo. Vai, vai, vai. Sì. Abbiamo ucciso l'alligatore. E non siamo saliti a livello 4, incredibile. Ah sì, posso mangiare i pezzi. Forse adesso salgo. No, non sto salendo un cazzo. Cioè, dai, ho ammazzato uno di livello 8. Cristo. E dai, non mi ha fatto salire niente. Visto che l'ho affrontato da uomo. Eh? Eh? Cazzo. Vabbè, a sto punto direi di ammazzare un altro alligatore. Non siamo morti. Molto povera la mappa comunque. Cioè, alla fine c'è, c'è un mare, alla fine c'è una baia. Però... sono un po' deluso. Punto domani porto Naruto. No dai, continuo questo. Devo finirlo ormai. Ma come cazzo si fa andare più veloce? Proviamo a... Ok, la codata. Con R1. Ah no, R1 l'ha schivato, ok. Ma comunque davvero non si capisce un cazzo. Ecco, sono pure andato fuori dall'acqua, non mi sono manco accorto. Qua c'è una cassa, vediamo cosa c'è. Seriamente? Protein caches like this one are a convenient and tasty way for sharks to increase their protein intake. Faranno un sequel secondo te? Sì, sì, almeno 4. Mobile. Come Angry Shark. Oh, c'è un pesce gatto di livello 3. Proviamo a far fuori lui. C'è un altro coccodrillo tra l'altro. Oh, madonna, l'ho ammazzato in un attimo. È stato così facile. Dai, io voglio fare fuori un altro alligatore però, eh. Cioè, ormai è obiettivo di vita questo, eh. Ammazzare un alligatore. Mancato. Molto arcade come gioco, quella è la cosa che secondo me lo danneggia. Che fosse stato un pochettino più realistico magari, non lo so. Tipo che se non ammazzi... Lì c'è un alligatore di livello 15. Alligator comes from the Spanish El Lagarto, which means the lizard. Which really isn't that interesting. Bene! Benissimo, almeno abbiamo visto la morte. Allora io direi di salire di livello 4 e poi chiudo la live, che voglio sistemare un po' di robe del layout che non mi convincono ancora. Tanto siamo quasi a un'ora. Cioè, un'ora così al giorno, ci sta. Ci sta. Devo bere anche un po' d'acqua. Tutta questa qua ho messo sete. Dai, sti caricamenti però. Da qua! Ma davvero? No, dimmi che sono di livello 3 almeno. Dove vedo il livello? Perché non esce? Ah sì, dai. No, ma che checkpoint di merda ci sono? Dimmi che sono lo stesso di livello 3. Aspetta. Me li siamo ammazzati? Sì, me li siamo ammazzati. Ok, boh. Falso allarme. Quindi quello è davvero un hub, un checkpoint. Dai. Devo salire in fretta. Mi sto rompendo il cazzo. Dopo un'ora di gioco mi sto già rompendo il cazzo. Ottimo. Promette molto bene questa serie. Bene. Dai, ma guarda quanto cazzo ci metto a salire. No, dai, devo far fuori un altro alligatore. Ah no, pesce gatto di livello 3. Eccolo qua. Dai.
L'alligatore ancora non mi sento pronto ad affrontarlo bene. Prima è stato un po' un azzardo. Dai, dai. Scusate, ho anche un po' fame, che non ho ancora mangiato. Dai. Comunque, l'orario delle live ancora non so, dicevo. Sicuramente non alle 3, alle 9, in quel range. Una live al giorno. Piuttosto valuterò se farla anche di mattina, non so se è un orario decente però. So che c'è il gatto sul tubo, che le funzionano molto le live di mattina. Però comunque è una bella community che si porta da tempo dietro. Devo ancora capire, insomma. Allora, proviamo a fare fuori una barca. Si può? Sì, si può. Vediamo se mi dà punti. Penso di no, però. Mamma mia, sta telecamera è una roba terribile. No, mi sa che non posso ancora spaccarle le barche. Mi faccio un cazzo di danno. Oh, dai, voglio salire di livello, che voglio chiudere la live. dai, cerchiamo altri pesci, altri pesci, altri pesci. Andiamo là. Quelli. Ste icone gialle non so cosa sono. Dai. Ah, sono qui, quelle robe lì. Che gocce gialle, che tantum giallo. Che cazzo è? Vai. No, Lucio! Ah, ok. No, no, vabbè dai, affrontiamo l'alligatore, dai, chiudiamo così l'episodio. Cioè, almeno quello. Piuttosto li scappo appena vedo che la vita scende troppo. Ma come salta? No, no, eccola, sei già morto. Fantastico. Andiamo a pigliare sta tartaruga. Così mi ricarico un po'. Ok. No, non mi ha caricato un cazzo. Mi ha caricato un cazzo, aiuto. Vediamo se lui mi carica. Ok, lui l'ha caricato forse. Ma tanto non ci ha cagati adesso. Ma spero se... No, costa 40 euro. Prezzo budget. E io sono fiero di aver contribuito a questo progetto. Che poi tra 10 anni se ne parlerà di questo gioco. Diventerà un gioco iconico. Io me lo sento come Jaws Unleashed per PS2. Poi tutti impazziranno. Perché aumenterà di prezzo e su eBay lo venderanno a 5.000 euro. E io non lo venderò. Perché sono scemo e mi piacciono le cose trash. Sì, però sto morendo. E direi che devo scappare. Dai, non ci sono pesci adesso che devo ricaricarmi. Cristo Dio. Ecco, pesce gatto. Dai, dai. No! No, era quasi morto. Era quasi morto. Esiste una copia tarocca di Uncharted? Non lo conoscevo. Comunque, Giallo, è il sequel spirituale di questo. Lo squalo, un grandissimo capolavoro. Guarda che bello la copertina. Guarda che bello. Con le scritte fatte con PowerPoint. Anzi no, con Word Art, manco PowerPoint. Capolavoro. Comunque dai, saliamo di livello e poi chiudo, se ce la faccio. Io ancora non ho capito i comandi comunque. Dai. Cernia, cernia, facciamo fuori la cernia. Ah, comunque ogni animale dà una roba diversa. Perché c'è, ecco, la tartaruga c'ha questa icona blu. Che, boh,
Saranno dei punti da spendere nel negozio, penso. Dai, che manca poco a salire. Piuttosto sti livellaggi li faccio off screen, perché sennò diventano delle live ultra ripetitive. Certo, le potrei fare per parlare così a cazzo, quello sì. Ci starebbe. Però sai che noia dopo un po'. Da notare che sto sputando sul gioco che ho aspettato di più negli ultimi 3 anni. No, non è vero, c'è Ghost of Tsushima, che quello lo voglio assolutamente prendere e fare il live. Richiesto anziano. Ah, ok. Quindi per uscire da qui devo salire di livello. Ottimo. Dai, cerchiamo l'ultimo pezzo. Dai, mi manca poco a salire di livello. Non riesco a uscire fuori dall'acqua. Quella è la cosa che mi turba. Ok, tartaruga. Dai. Ecco, se caricassi questo video su YouTube taglierei davvero un botto. Però non intendo tagliare su YouTube. Livello 4 raggiunto. Tutte le live saranno caricate interamente, compresa questa. Sì, 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 sì. È carino questo squalino. Guarda come apre la bocca. Che si vede dentro. È carino il modello. Puoi morderti la coda? No. Proviamo. No. No. No, no, no. Niente. I potenziamenti. Voglio scoprire solo sta cosa. Vorrei capire come si comprano. Perché queste iconcine... 3812 gialli, gocce di scracia e ste gemme e poi anche quelle cose verdi, chissà che cazzo sono. C'è scritto sotto ricompense, no, non lo so. Dunque no, dai, me lo studio un attimo offline, così non domani in live. Cioè, mi sa che lo porto domani in live. È già tutto pronto, magari faccio anche qualche livello. Visita la grotta, anzi dai, facciamolo adesso questo, visita la grotta, va. Dov'è la grotta? Devo tornare indietro. Qual è l'icona della grotta? È questa. Viaggio rapido. No, non è il caso, viaggio rapido, dai. Forse qui possiamo scoprire come... Ma sto andando nella direzione giusta? No, ovviamente no. Sto andando nella direzione sbagliata, perché sono un coglione. Non guardo la mappa. Ah, mamma mia. Giusta la direzione. Non si capisce un cazzo di sto gioco. Non si capisce un cazzo. Che delusione. Ovvio. Non avevo grandi aspettative, però comunque. Sono riuscito a fare peggio del gioco del 2007. Per adesso, eh. Poi comunque non voglio parlare troppo in fretta, però di Evriai mi fido. Ok, andiamo giù e scopriamo cosa si fa nella grotta. Carino. Molto realistico soprattutto. Siamo giovani. Bene, siamo giovani. Abbiamo pure vinto un trofeo. Siamo aumentati di un pochettino. Cosa posso fare adesso? Quello voglio capire. Quindi posso salire solo nella grotta, mi sa. Ok. C'è questa roba qui. Gli organi. Ecco gli organi. Sonore avanzato. È lo stesso di prima, praticamente. Eh sì, il sonore avanzato. Allora, me lo studio un pochettino off screen, così non dilungo troppo questa live. Che tra l'altro 1 ora e 1 minuto. Ottimo, così. E ci vediamo domani, non so a che ora, probabilmente alle 8. Alle 8? Sì, alle 8, o se no provo di pomeriggio. Comunque, domani è ancora un po' in incognita, da domani un po' si deciderò un po' le live. Quindi, grazie a tutti quelli che sono passati, grazie all'host dei The Nameless, grazie a Giallo per essere stato di buona compagnia. E niente, ci vediamo domani. Bye!